Da quanto aspettavate, diciamo, questa opportunità, questa fermata? Da 3 anni, da quando è iniziato, diciamo così, il servizio da Perugia. Perché anche noi che abbiamo costituito il comitato, l'abbiamo costituito praticamente partendo dal fatto che arrivava in Umbria il Frecciarossa, transitava dalla nostra stazione, per cui aveva tutte le condizioni per fare servizio anche in questa stazione. Un importante collegamento, un Frecciarossa che collega l'Umbria, la Toscana, al nord Italia. Questa mattina la prima fermata alla stazione di Terontola. Enrico! Forza! Enrico, il presidente! Buongiorno! Enrico Germini, assessore ai trasporti della regione Umbria, scende alla stazione di Terontola dal treno Frecciarossa con partenza da Perugia. Si tratta di un convoglio sulla linea dell'alta velocità che rappresenta un importante collegamento per chi risiede nella Valdichiana Aretina, nella zona del Trasimeno in Umbria e nel Senese. Questo collegamento interessa innanzitutto tutto il bacino umbro del lago Trasimeno, tutta la Valdichiana e non solo, anche i comuni senesi nostri qui limitrofi, la Val d'Orcia, che ci hanno ringraziato perché non sono collegati benissimo a livello ferroviario e anche loro vengono a prendere il treno a Terontola per poi smistarsi verso sud e verso nord. Circa 120.000 utenti. Molti coloro che lo useranno per raggiungere il capoluogo lombardo, ultima tappa, Torino. Dove vai? A Milano. Ora, tralasciando il fatto del Covid e tutto, però è una cosa abbastanza importante che hanno fatto qui a Terontola. Per uno del posto penso che sia un sogno, a parte che io lo uso per lavoro. Però penso che sia utile anche per magari qualcuno che vuole spostarsi da qua o qualcuno che dal nord può venire qua in Toscana. Un risultato raggiunto grazie all'unione di intenti di tutte le istituzioni a tutti i livelli, un precedente che potrebbe consolidare la collaborazione tra Umbria e Toscana. Abbiamo la E78 Fano-Grosseto da completare, abbiamo la ferrovia centrale Umbra che stiamo per riaprire, dalla terra di Toscana, Sansepolcro, fino a Terni. E qui c'è un progetto della provincia di Arezzo per lo sfondamento a nord, in modo tale da collegare tutta la dorsale Umbra con la Toscana, direttamente su Arezzo. Abbiamo come Umbria l'interesse a raddoppiare o comunque velocizzare tutta la tratta per noi vitale, da Foligno a Terontola, apportando ulteriore ricchezza e passeggeri in Toscana. Naturalmente io ritengo molto importante questa occasione, perché è l'occasione per rinsaldare proprio sul piano delle infrastrutture, che voi sapete essere il motore vitale dello sviluppo, i rapporti. Questi collegamenti servono invece a ridare a questa via ferroviaria che nasce con l'Italia per connettere le regioni, il nord e il sud, l'est e l'ovest, per ridargli la giusta dignità. È una grande vittoria di tutto il territorio, per tutti gli abitanti di questo territorio. Ce l'abbiamo fatta, non nego l'emozione perché è stata veramente difficile riuscire a ottenere questo risultato. E Frecciarossa ora c'è, prendiamolo, perché occorre dare continuità a questa, ecco, veramente conquista per la nostra Valdichiana, per la zona del lago Trasimeno, per l'Umbria. Cerchiamo di fare cose bene in comune, perché la gente richiede questo.